Questo programma è offerto da Auto Puglia, concessionaria Peugeot, via Zipitelli 2, Bari. Leone d'Oro, birrificio del Levante. Università LUM, Jean Monnet. Giuseppe De Luca, cosa ti ha spinto ancora una volta a scegliere Bari e se hai rifiutato anche altre offerte? Diciamo che quando è finito il campionato avevo già parlato col mister e comunque sarebbe stata la mia scelta, la primis, se devo riscendere ancora di categoria. Quindi la cosa più importante per me è che mi sono trovato bene l'anno scorso e comunque ritrovo tanti compagni con cui mi sono trovato molto bene. Penso che la cosa più importante sia ripartire al meglio per prepararsi a una splendida stagione. L'anno scorso 9 gol in 37 partite, quest'anno come pensi di poterti migliorare? Sicuramente cercherò di migliorare, quindi, perché c'è sempre da migliorare. Sicuramente cercherò di fare più gol personalmente ma anche per la squadra, e poi gli obiettivi si raggiungono partita dopo partita, quindi non ci sbilanciamo più di tanto come magari è successo l'anno scorso in certe occasioni, quindi pensiamo a lavorare giorno dopo giorno e poi si vedrà alla fine. Aumenterà anche la concorrenza nel reparto avanzato. In che maniera ci si ritaglia uno spazio importante con Davide Nicola? Ma penso che la squadra più forte è meglio, quindi nel senso ognuno rema dalla stessa barca, quindi più giocatori forti ci sono e siamo tutti dei buoni giocatori, quindi c'è più divertimento e anche più comunque durante la settimana per trovare un posto da titolare c'è più anche agonia tra di noi. Sei pronto anche per quei colpi proibiti che hai subito l'anno scorso, come ad esempio quello di Comi? Ma guarda, sinceramente non ho già rimosso, preferisco nemmeno neanche tirare fuori questo argomento, quindi penso soltanto a giocare col Bari e del resto non mi interessa. Giuseppe, cosa cambia rispetto allo scorso anno? Ci sono stimoli diversi, sei da poche ore, però hai notato delle differenze rispetto all'anno scorso? Ma gli stimoli ci sono sempre, sia anche l'anno scorso quando ero arrivato e sia ora che sono venuto, perché sennò non avrei scelto di venire qui. Quindi, ripeto, Bari comunque è una piazza comunque calda, comunque una piazza comunque dove si fa bel calcio, quindi penso che la Serie B è un po' stretta, soprattutto per i tifosi, quindi penso che cercheremo di far di tutto per ritornare a far diventare grande il Bari. Riprendendo la domanda del collega, ci sarà sicuramente più concorrenza nel reparto offensivo, l'obiettivo è avere una maglia titolare in questo Bari? Sì, ma penso che come ho detto prima, titolari e non titolari non ci sono in questa squadra, quindi chiunque scende in campo darà sempre il massimo, di questo ne sono convinto, quindi penso che la cosa più importante è cercare di prepararci bene a questo campionato che sarà ancora più difficile l'anno scorso, quindi noi cercheremo già da alcuni miei compagni hanno già iniziato 7 giorni fa, cercheremo di dare il massimo già al ritiro e poi a settembre inizierà il campionato. Giuseppe, credi che Bari abbia visto il vero De Luca? Ma in alcune circostanze sì, in altre personalmente dobbiamo parlare dell'anno scorso non è che sono così soddisfatto, quindi penso che per un attaccante quando non arriva in doppia cifra non è una stagione brillante, anzi, quindi penso ci sono stati tanti alti e bassi e cercherò quest'anno sicuramente di tenere uno standard un po' più alto dell'anno scorso. Beppe, quest'anno i capelli saranno quelli che vediamo, no? Sì, no, anche perché l'anno scorso ogni volta che faccio la cresta non prendevo mai una palla, quindi è meglio tenere così che magari non si sa mai che magari entra un po' di più.